Cambiamo argomento, certo più gioioso, torniamo nel Burgraviato, è partita la due giorni di Merano in Festa, la rassegna biennale che animerà nel fine settimana la città degli Asburgo. Musica e intrattenimento a garantire il successo di questa biennale meranese. E dunque la due giorni di Merano in Festa, l'evento clou dell'estate in riva al Passilio con la consueta verve celebrativa che coinvolge come sempre l'intera città. Ognuno letteralmente rapito dall'atmosfera di allegria che pervade i vicoli, le piazze e le principali vie del centro. Una 24esima edizione alla quale parteciperanno proprio tutti. Io amo tutti i comuni e tutte le città, però Merano è sicuramente la seconda città della nostra provincia, è una città moderna, tradizionale, abbiamo realizzato anche come provincia moltissimo qui, se penso all'ippodromo, se penso al giardino botanico, se penso all'amibo, se penso alla circolazione incominciata di Merano, però anche altre cose, Merano se la merita perché è un biglietto di visita di tutta la nostra provincia. Le associazioni per la città per le associazioni è il motto di Merano in Festa per il 2010, reso possibile anche e soprattutto grazie a tutti i commercianti associati. Ospitalità Merano è già nota, però qui si incontrano persone di diverse nazioni, le lingue non hanno questo spessore, basta capirsi e festeggiare insieme. Due giorni di festa, due giorni di gioia, di giochi, di musica, di divertimento. Ogni stand ha un po' la sua particolarità e penso che per ognuno c'è qualcosa, naturalmente, e speriamo che ognuno trova qualcosa. Buona musica, delizie culinarie, giochi divertenti, gli ingredienti semplici ma essenziali di questa festa che già nella sua prima giornata ha riservato alla città davvero tante sorprese.